Io non ho problemi di soldi, posso darti tutto quello di cui hai bisogno. Ecco, guarda, io permettimi. In questo momento Marta ha bisogno di tranquillità. Guardala solo da un punto di vista razionale, perché io sto solo cercando di fare un passo dietro l'altro. Un piccolo passo dietro l'altro, vedrai che tutto si sistema. Grazie. Ma non ne abbiamo bisogno, davvero. Sì, ma il bambino è mio. È una bambina. È una bambina. Sì? È mia lo stesso. E tu sei stata molto scorretta con me, sai? No, no, io sono pronto a metterci una pietra sopra, ad andare avanti. Scusami, però noi non ci conosciamo nemmeno. E io sono qui lo stesso. Ah, ho preso una cosa al volo, aspetta. Eccola. No, vai. Grazie. Blu. Non lo so perché, guarda, ero convinto che fosse maschio. Mi vedi su quel ramo? Uh-huh. Ora la femmina si stacca. Guarda. Aspetta. Eccolo. E ora cantano. Adesso il maschio la raggiunge. E la femmina si riallontana. Di nuovo? Sì. Guarda. È il corteggiamento. Dura 50 minuti. Se hai la pazienza ad aspettare. Poi si accoppiano. Sentito? Non ho capito, scusami. Mi prendo cura di te. In che senso? No, il maschio ha detto mi procuro del cibo per te, mi prendo cura di te. Ma a chi? Alla femmina. Mi prendo cura di te. Questo pio vuol dire... Non è un più pio. Mi prendo cura di te. Mi prendo cura di te.
benissimo, piangevo. Ma te quanto ti mangi? Ma non lo so! Ti faccio una fettina? No! E allora che cosa facciamo? Ti do una serata triste, adesso facciamo una famiglia! Una famiglia? Ma no, Marta, aspetta! Chi ha parlato di famiglia? Tu! Io ho parlato di famiglia! Ma ti prego, oh Marta, dai! Ma se mia moglie me l'ha chiesto mille volte, mi sono sempre rifiutato. Ma ti pare che metto su famiglia con te? Neanche ti conosco. Ma allora che cosa vuoi? Ma allora vai via! Ma allora tu potevi non dirmelo. Certo che potevo non dirtelo, perché io ho pensato a tutte quante le possibilità. Sì, allora perché? Le chiedi da sparire? Perché non volevo dire bugie! Bugie? Sì, perché sì. Questa è una cosa vera! Ma questa è una cosa vera? Sì. Ma tu sei un egoista! Oh, se esagera! Ha avuto paura! Le potrei dire che... il suo papà era un uomo pieno di luce, che quando entrava in una stanza tutto si illuminava e che un po' di quella luce anche lei ce l'ha. Ma è vero? Cosa? Io questa cosa della luce, io sono pieno di luce e che anche lei domani è vero. Vabbè. Adesso vado. E anche perché ho un nuovo stormo e devo essere presente, no? Quando si schiudono le uova per farmi riconoscere. L'imprinting. L'imprinting. Tutto comincia da lì. E poi una nuova migrazione. Niente.